Giornata intensa per il Partito Democratico, caratterizzata da diverse tappe su tutto il territorio regionale. Un tour seguito oggi anche dalle telecamere della TV inglese BBC. A suscitare l'interesse del network internazionale è la presenza delle giovani donne candidate, tra cui Caterina Cerroni, che alle ultime elezioni europee è stata la più giovane candidata nelle liste del Partito Democratico in Italia, raccogliendo decine di migliaia di preferenze. Volevano seguire una candidatura tra quelle dei giovani proposti dal Partito Democratico e hanno scelto di seguire la nostra campagna elettorale qui in Molise. Credo che sia particolarmente importante dare risalto al nostro territorio, alle problematiche, alle opportunità che ci sono sul nostro territorio a livello nazionale e internazionale, e sono felice di aver dato un contributo in questo senso. Credo che invece che dare protagonismo alle nostre attività di candidati sia più importante mettere al centro i temi che riguardano le persone. Una settimana decisiva che si apre con un tema importante, quello dei diritti delle donne, ha dichiarato la candidata alla Camera, che ha rimarcato come sul fronte dell'occupazione femminile il Molise registri dati peggiori rispetto alla media nazionale, facendo registrare un 20% in più di occupati di sesso maschile. Al centro del nostro impegno la lotta alla violenza di genere e come supportare i centri che assistono le donne vittime, hanno dichiarato Alessandra Salvatore e Caterina Cerroni. Prevenzione e potenziamento delle azioni a sostegno delle donne tra le priorità di Alessandra Salvatore, che ha rimarcato come il Molise sia stata l'ultima regione a dotarsi di un centro antiviolenza e di una casa rifugio. È importante investire sia sulla prevenzione, quindi su politiche di genere che siano efficaci. È importante investire sulla scuola, sulla formazione, sulla educazione all'empatia dei ragazzi. È importante finanziare centri antiviolenza e case rifugio. Il Partito Democratico dà un segnale forte, soprattutto in Molise, candidando su 5 persone, 3 donne. Tra l'altro, rispetto alle altre liste, ad esempio alla Camera, io sono l'unica candidata donna sul maggioritario, c'è Caterina sul proporzionale, Rossella Gianfagna candidata sul nominale Senato, quindi il segnale è molto concreto.